Ciao a tutti Dreamers, io sono Francesca e benvenuti in questo nuovissimo video, in questo nuovissimo esperimento slime. Nell'ultimo video di troppi ingredienti nello slime, qualcuno di voi mi ha consigliato di aggiungere troppa carta igienica allo slime. Però mi sono detta, non ho mai provato in assoluto a fare uno slime con la carta igienica. Quindi magari sì, ci sarà un video troppi ingredienti, o meglio troppa carta igienica nello slime, ma questo di oggi sarà un esperimento con la carta igienica, ovvero provo a fare uno slime con la carta igienica. Qui ho questa qui viola che mi fu inviata dalla Giochi Preziosi tantissimo tempo fa con la mia Pupsi, quindi userò questa carta igienica profumata e proveremo a fare uno slime. Se volete altri video del genere, se volete altri esperimenti con lo slime, se volete il video troppa carta igienica nello slime, lasciate un bel mi piace adesso, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e tappate la campanella per non perdere nessuna notifica. Seguitemi anche su Instagram, mi trovate come French Dreams Official. Il link per seguirmi sarà sia in descrizione che nel primo commento di questo video. E prima di andare effettivamente alla ricerca slime, allo slime test, saluto Rachele Zerlini e Sabina Callea. Come sempre le regole per essere salutati le trovate già in descrizione, quindi mi raccomando andatele a spulciare. Facciamo così, vi faccio due spoiler: video di domani, LOL Surprise unboxing speciale, non sarà un Air Goals ma sarà un'altra LOL Surprise, provate a indovinare quale, e video di martedì, troppi ingredienti nello slime, sarà uno speciale di carnevale. Spoiler super spoiler vi ho fatto, ma partiamo con gli ingredienti. Con la trasparente io come al solito utilizzerò questa della Primo, ciotola con spatola, bastoncino, quello che volete. Molti di voi mi hanno chiesto dove ho acquistato, se potevo darvi il link, non la riesco più a trovare lì su AliExpress. Io questa l'ho acquistata da AliExpress, la mia spatola scoiattolo. Carta igienica, potete utilizzare credo qualsiasi tipo di carta igienica, io utilizzerò questa qui della Pupsi, che mi sembra che la marca in realtà sia Cotonella, ma non vorrei sbagliarmi. Schiuma da barba della Sien, ovvero Lidl, pagata 99 centesimi, miglior schiuma da barba di sempre per fare gli slime. Crema corpo, va bene qualsiasi tipo di crema corpo. Bicarbonato e soluzione per lenti a contatto. Colorante viola, perché la mia carta igienica è lilla, quindi vorrei ottenere un colore simile. Fragranza, io ho questa qui a melograno, anche se avrei preferito qualcosa di più fresco, tipo quella lì oceano che avevo, ma che ho utilizzato in troppa fressenza nello slime. Vi lascio il video nelle schede qui in alto dove potete andare a recuperare il video, ma ho ottenuto lo slime più bello del mondo. E poi avrete bisogno di un ciccino di acqua. Vi ricordo, lo dico anche solo adesso, così poi non lo dico più, giù in descrizione troverete anche i link affiliati di Amazon se volete acquistare la colla o la soluzione o altri ingredienti. Se acquistate da quei link mi supportate per la creazione di altri contenuti. Allora, quindi io direi di partire subito con la nostra carta igienica. Questo è l'ultimo rotolo che mi è rimasto dalla Giochi Preziosi. La Giochi Preziosi mi inviò una box immensa piena di carta igienica e la Pupsi, unicorno quella lì bellissima, e questo è l'ultimo rotolo che mi è rimasto, lo stavo conservando proprio per fare un video. Allora partirei con 4 quadratini di carta igienica, poi magari che vada ne aggiungiamo altri. La faccio così ancora a metà, inizio con un quadratino alla volta. Allora inizio facendolo a metà, perché questa mi sembra che sia due veli. Se utilizzate quella più veli, per ogni velo dovete fare questo procedimento, ovvero lo dividete, peli di gatto già nella ciotola come è possibile, e li fate a pezzetti, tanti piccoli pezzettini. Ah, non ci avevo mai fatto caso che comunque uno strato è bianco e uno strato è viola. Pensavo che tutta la mia carta igienica fosse lilla, non ci ho mai fatto caso. Comunque vado così con ogni strato. Però raccontatemi un po', voi domani andate a scuola, andrete a scuola, non ci andrete? Io non ho capito bene quest'anno fino a quando ci sarà il ponte di carnevale, cioè tornerete a scuola giovedì oppure mercoledì voi andate a scuola. Comunque ok, pensavo che fosse più scocciante fare questa parte, invece sapete, la trovo estremamente rilassante, il che non è normale. Non dovrei trovare rilassante spezzettare la carta igienica. Adesso capisco cosa ci provano i gatti quando il rotolo è appeso sul porta carta igienica. Si siedono lì e fanno così fino a quando non distruggono tutto il rotolo e riempiono il bagno di fogli di carta. Se mi sentite tirare su con il naso di tanto in tanto è perché ho di nuovo un accenno di raffreddore. Starò così con il raffreddore penso fino a luglio. Di solito così mi funziona, mi viene il raffreddore nel periodo invernale e poi non è che ho proprio raffreddore, però sono sempre lì a tirare su con il naso e non andrà mai via. Posso prendere quante vitamine voglio. Aggiungiamo un po' di acqua alla nostra carta igienica, non tantissima, e mescoliamo un pochino fino a
quando la nostra carta igienica non diventerà una pappina, che comunque dobbiamo ammorbidirla un po', perché si sta sciogliendo, sta diventando una strana pappina, che strano. Ditemi un po', mentre voi fate gli slime cosa fate? Mi spiego meglio, ascoltate musica, guardate un telefilm, guardate un cartone animato, non state lì semplicemente a non fare niente. Io di solito quando faccio gli slime sento della musica, che non posso far ascoltare anche a voi, infatti eccomi qui, ho le mie cuffie collegate a Spotify e ascolto un po' di musica a volume bassissimo, perché altrimenti non sento cosa succede, ma è una cosa che mi rilassa tantissimo fare. Adesso che la mia carta igienica è diventata davvero una pappina, vado ad aggiungere un po' di colla trasparente. Continuo a mescolare fino a quando la mia carta igienica non è ben... Oh, ma guardatela quanto è diventato già carinissimo! La mia carta igienica si è proprio sciolta. In realtà ho scoperto, facendo un po' di ricerche, che con la carta igienica molti fanno gli slime senza colla. Lo so, dovrei provarci anche io. Fatemelo sapere. Cioè, in questo video già vi sto bombardando di fatemi sapere. Mamma mia, ma che tenero. Ok, adesso andiamo già con il bicarbonato. Un bel pizzico di bicarbonato. E continuiamo a mescolare. Con questa spatola vado davvero troppo troppo bene a fare gli slime. Cioè la carta igienica si è davvero sciolta. Ma che cosa strana. Iniziamo con crema corpo. Continuiamo, non iniziamo. Due spruzzate di crema corpo. Oggi non andrò ad utilizzare il sapone schiumoso, dato che è un sapone molto profumato, perché ci ho aggiunto la fragranza Monoi ed ho sbagliato. La prossima volta che lo rifarò devo farlo assolutamente senza profumo, perché poi voglio fare lo slime profumato ma con la fragranza Monoi è fastidiosissimo. Adesso vado con la schiuma da barba, non tantissima anche di questa. A me piace tantissimo il suono della schiuma da barba quando esce dal tubetto. Anche voi sarei lì 15 anni soltanto a sentire la schiuma da barba che esce dalla bomboletta. Adesso andiamo ad aggiungere un altro po' di colorante, perché vedete, con la schiuma da barba è diventato praticamente bianco. Quindi vado con un po' di colorante, questo qui viola liquido, che sto cercando di finirlo. Infatti avete notato che lo sto utilizzando in quasi ogni video, perché voglio finirlo, non mi piace. È troppo lilla, cioè è troppo di color chiaro. Non mi piace per niente, è troppo sheer, cioè è troppo trasparenticcio, sì. Il termine esatto è trasparenticcio. Poi andiamo ad aggiungere qualche goccia di fragranza, perché se lo slime riesce comunque voglio conservarlo. Questa qui a melograno, questa che acquisto da Happy Casa. Ormai non mi sorprenderete più che ve lo dico in ogni video, ma davvero a 1 euro da Happy Casa si trovano le fragranze più belle. E per me è stata un'illuminazione, perché di solito le fragranze le acquistavo sempre su internet e le pagavo, ops, e le pagavo tantissimo, ma davvero tantissimo. Adesso iniziamo ad addensare il nostro slime. Vado con la mia solita Renu, una spruzzatina. Mescoliamo. Ok, il mio slime già si sta addensando. Quando faccio gli esperimenti, quando aggiungo qualcosa che non ho mai aggiunto allo slime, ho sempre paura che poi il mio slime non si addensi, anche se ci sono tutti i presupposti affinché il mio slime si addensi. Quindi una spruzzata, mescolo bene. Seconda spruzzata. Continua a mescolare e noi ci vediamo quando il mio slime sarà addensato. Perché davvero preferisco tagliare queste parti, perché sono io che sbuffo, sbatto i gomiti sul tavolo, sbatto la ciotola sul tavolo e quindi potrebbe dare fastidio a qualcuno di voi.
ragazzi, vi ho fatto sentire un po' di ASMR mentre lo mescolavo. Quindi mentre lo mescolavo vedevate che era molto più appiccicoso, adesso non lo è più. Ho aggiunto giusto un altro po' di soluzione e un altro pochino di bicarbonato mentre mescolavo. Ma ragazzi, il risultato è incredibile. Allora, ho ottenuto un jiggly slime, vedete, molto molto gigloso, morbidissimo, è una specie di semi fluffy slime jiggly, perché la carta igienica, non so perché, cioè, ma se riesco a mostrarvelo come si deve, cioè guardate qua l'effetto, riuscite a vederlo? Sembra quasi una specie di cloud slime, cioè per l'effetto che fa, vedete? Ma mi piace troppo. È anche una specie di butter, vedete, a un certo punto. È come se un po' si spalmasse un butter fluffy slime. Cioè, guardate l'effetto. Mi piace troppo. Wow! Quindi sì, lo slime con la carta igienica si può fare senza problemi. Non so perché ci ho messo tutto questo tempo per provarci, ma sicuramente vedremo un esperimento con troppa carta igienica nello slime. Il risultato è particolare, molto particolare. Mi piace, mi piace, mi piace. Adoro gli slime e scoprire che se aggiungo gli ingredienti più strani, il mio slime è incredibile. Cioè, guardatelo. Più è strano l'ingrediente, più lo slime riesce bene. Questo è favoloso, ma avete sentito anche gli scoppietti? Cioè, wow, mi piace troppo, mi piace troppo. Questo è uno dei miei nuovi slime preferiti. Fatemi sapere cosa voi ne pensate giù nei commenti. Lasciate un bel mi piace se volete altri video del genere. E per iscrivervi al canale cliccate qui sullo slime. Mentre per vedere altri video presenti sul mio canale cliccate qui sulle miniature. Io vi saluto e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!